Noi abbiamo ottenuto una grande vittoria in Portogallo e ne siamo molto felici. Ci aspettiamo grandi risultati anche alle elezioni europee, anche in Italia. Il cambiamento è in atto in Portogallo, in Spagna, in Francia, in Germania. Ho grandi aspettative per i risultati della Lega di Salvini alle europee. Siamo venuti dal Portogallo per ringraziare gli italiani del loro supporto. Cosa pensa dell'attentato terroristico a Mosca? Ovviamente noi siamo dalla parte dell'Ucraina nella guerra, ma l'attacco terroristico di Mosca deve renderci più forti e uniti per combattere il terrorismo. Quanto accaduto in Russia è un esempio di quello che dobbiamo evitare all'interno dell'Unione Europea. Dobbiamo fare molta attenzione agli estremisti e ai terroristi che potrebbero arrivare nei nostri paesi. Spero che questo ci farà aprire gli occhi sull'immigrazione di massa dai paesi musulmani e sul fatto che dobbiamo combattere il terrorismo. Spero che durante le prossime elezioni europee questo possa essere un punto centrale della discussione. Cosa pensa del governo Meloni? Credo che Giorgia Meloni stia facendo un grande lavoro. Noi cerchiamo di seguire i passi del governo italiano, che sta facendo bene nel combattere l'immigrazione illegale, per la crescita economica e sulle tasse. Ma come ID siamo partner della Lega e spero abbiano un grande risultato alle elezioni europee. E auguriamo comunque il meglio al governo Meloni in Italia. Credo che in Italia, in Portogallo, la gente sia stanca della corruzione, dell'immigrazione illegale e delle tasse alte. Noi abbiamo avuto un ottimo risultato, ma le elezioni le hanno vinte i socialdemocratici. Ora stiamo lottando. Forse avremo nuove elezioni che speriamo di poter vincere per far partire il cambiamento. Credo che i problemi di Italia e Portogallo siano piuttosto simili. La gente europea è stanca di vedere tutto questo potere concentrato a Strasburgo e Bruxelles. Spero che da queste elezioni europee riusciremo a dare un segnale del fatto che vogliamo una nuova Europa, insieme a tutti i partiti della famiglia di Identità e Democrazia. Noi siamo parte di una famiglia europea, all'interno della quale tutti i partiti e le nazioni sono sovrani. Noi, in Portogallo, pensiamo che se l'Ucraina vincerà o perderà, sarà l'Europa a vincere o perdere la guerra. Non cambieremo la nostra posizione. Io sono dalla parte dell'Ucraina e credo sia il modo migliore per difendere gli interessi dell'Europa in questo momento, perché sono stati attaccati da un dittatore tiranno e noi dobbiamo sconfiggerlo.